Ragazzi, eccoci oggi in diretta e oggi tocchiamo un tema caldissimo. Intanto siamo qui con Tommaso Cernuschi. Benvenuto Tommaso. Ciao, buongiorno a A tutti, te. grazie. Oggi parliamo di scontrino fiscale e di moratoria, perché io avevo scritto proroga e tu mi hai corretto e detto no, guarda che no, è Vabbè, un'altra cosa. c'è una bella differenza tra le due cose. Una proroga è una cosa che sposta in avanti nel tempo. Una moratoria è un po' come chiudere un occhio, ovvero se fosse stata una proroga avrebbe voluto dire che la regola, la normativa, tutto quello che doveva entrare in atto non entrava in funzione, ma entrava in atto a distanza di 6 mesi, un anno, in base a quello che veniva data come termine di proroga. Una moratoria invece vuol dire che la regola è entrata in vigore a pieno titolo e infatti molti si sono già adeguati e stanno già lavorando con le nuove regole dello scontrino elettronico e trasmissioni telematiche corrispettivi. Moratoria vuol dire che se non ti sei adeguato e non sei pronto per la data in cui entra in vigore la norma, chiudiamo un occhio e non ti diamo delle sanzioni, ma ti diamo altri 6 mesi di tempo fino al 30 giugno per poterti adeguare. Ovvio che, che per poterti adeguare però vuol dire che andare avanti a fare la tua vecchia ricevuta fiscale, puoi andare avanti a fare il tuo vecchio scontrino fiscale se facevi lo scontrino, a patto che vai online o tu o più facilmente il tuo commercialista e compili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i corrispettivi a mano, così come avrebbe fatto Il se software, un lo software o scontrino o un una macchinetta, insomma. registratore, uno scontrino, un registratore di cassa, una stampante fiscale, se tu ti fossi adeguato. Quindi ti diamo la possibilità di non essere ancora adeguato con uno strumento ufficiale omologato, ma comunque i corrispettivi online ce li devi compilare lo stesso. Hai 6 mesi di tempo per poterti adeguare. Durante questi 6 mesi non vieni sanzionato perché non ti sei ancora adeguato. Ok, Non c'è cioè vieni uno. sanzionato fino a un certo punto, Ecco, qui volevo arrivare. nel senso che comunque la norma dice, la moratoria dice che tu devi compilare o tu o far compilare al tuo commercialista o a chi è abilitato all'accesso al cassetto fiscale, al tuo cassetto fiscale, il corrispettivo online entro il 30 del mese dopo. Quindi vuol dire che entro la fine del mese successivo. Quindi vuol dire che i corrispettivi di gennaio me li devi compilare online entro la fine del mese di febbraio. Se fai così, sei nella moratoria perché non ti sei ancora adeguato, ma mi hai compilato i corrispettivi manin manina e ti do questa possibilità fino al 30 di giugno. Uno a uno i corrispettivi li devi fare, cioè. Giorno Ah, per giorno, sì, giorno per giorno. quindi c'è il totale della giornata. Ok. Il totale della giornata. Poi magari ti dico un'altra cosa sui totali della giornata. Il totale della giornata. Ma se non lo fai nel termine del mese successivo, vieni sanzionato perché sei in ritardo. Sì, ma scusa, già io non ho la macchina, quindi ma Dimmi. No, durante la giornata lo scontrino come faccio a farlo se non ho già la... vai. Se non hai la macchina, vai avanti a usare la tua vecchia ricevuta o il tuo vecchio Ok. scontrino fiscale. Sono validi come documenti. La moratoria dice che, benché la ricevuta fiscale non sia più un documento valido a partire dal 1º gennaio di quest'anno, Sì. viene considerata valida fino al 30 di giugno, perché ne hai la possibilità di usarla fino al 30 di giugno, termine ultimo entro il quale la moratoria ti permette di adeguarti. Se tu però ti adegui al 15 di marzo con un sistema che ti permette la trasmissione telematica dei corrispettivi, Quindi software piuttosto che registratore di cassa, software con app. stampante fiscale, un registratore di cassa, o piuttosto che vai a utilizzare, perché esiste anche quella ed è giusto che lo diciamo, con tutti i suoi contro però e anche i suoi pro, la possibilità di fare lo scontrino direttamente online sul sito dell'Agenzia delle Ah, quindi Entrate. tutto gratis, vado, mi collego. Vado, mi collego, ci metto 10 minuti a fare uno scontrino, però è gratis, Vabbè, quindi se ok? però se io ho un cliente al giorno. Bravi, ma infatti, a me più di una persona mi ha chiesto consiglio, non facevano i parrucchieri, No, certo, spero di no. perché i parrucchieri che fanno una persona al giorno, È meglio che facciano altro. no, esatto, perché, ok, non pagano neanche l'acqua e il negozio, ok? Però altre persone che conosco, che conoscenti,
che fanno altre tipologie di attività. Ti faccio un esempio molto pratico: un gioielliere. Un gioielliere, okay, magari ci sono giorni in cui non fa neanche uno scontrino, e magari ci sono giorni in cui fa due scontrini da 4.000 euro l'uno. Ok? Sì, sì. Ovviamente. Potrebbe. Come? Potrebbe, diciamo, optare questa soluzione iniziale. Sì, però dopo, anche lui dopo si ritrova in periodi tipo Natale, San Valentino, non lo so, che ci sono, e quindi rimane di nuovo implicato in tutto il casino. Allora, visto che l'adeguamento per comprare un apparato parte da qualche centinaio di euro, secondo me la comodità e la velocità di un sistema automatizzato è impagabile. Assolutamente. Però ipotizziamo che faccia due scontrini al giorno. Lui è una di quelle persone, è una di quelle attività che, se volesse, potrebbe benissimo farlo online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Malgrado abbia dei sistemi di sicurezza, giustamente, tali per cui dopo 5 minuti che tu non fai nessuna operazione ti butta fuori dal sito. Quindi quando devi rifare il prossimo scontrino devi rientrare in un utente, password, riaprire la procedura e fare tutto. Però esiste anche quello. Okay. Comunque, detto questo, se tu ti adegui, indipendentemente da quale sistema decidi di adottare, un registratore di cassa, un software gestionale con una stampante fiscale, usi la loro agenzia delle entrate, tu dal momento in cui parti con uno dei sistemi che sono omologati per poter fare lo scontrino elettronico, per te da quel momento la ricevuta o il vecchio scontrino fiscale sono documenti nulli, carta straccia, non li puoi più utilizzare. Quindi se tu ti adegui al 15 di marzo, dal 15 di marzo non fai più le ricevute fiscali. Ah, non posso rientrare, diciamo, nella moratoria, faccio ripensato, no, vado avanti ancora 2 mesi? Ah, no. Ok, non una si può. Una volta che sei partito, punto e basta. Una volta che sei partito. La moratoria ti dà il tempo per adeguarti. Dal momento in cui ti adegui è una strada senza ritorno. Ok, quindi ragazzi, sappiate che fino al 15 marzo, diciamo, è il primo termine. 30 giugno per, okay. Era un mio esempio. Quindi 30 giugno è il termine ultimo massimo. Ok, però se io decido di partire oggi, vado sul sito delle entrate, faccio il primo registrazione, poi da oggi in avanti sono obbligato a andare a stampare qualcosa. Quindi, o tu da oggi ti vai a dotare di un registratore telematico piuttosto che di un sistema gestionale. Nel momento in cui viene fatta la messa in servizio dell'apparato, cioè tu lo puoi anche comprare e tenere lì, capito? Sì, sì. Lo puoi comprare e tenere lì fino al primo di giugno, se vuoi. Ma dal momento in cui viene configurato... Viene utilizzato, sei segnato per sempre. Solo che appunto, vabbè, finché ho... La configurazione è come immatricolare un'automobile. Nel momento in cui ti viene dato il libretto dell'auto, ok, la macchina la devi assicurare. Ok. Però dico, questo è importante dirlo perché... Vabbè, se compro una macchina non ho il problema perché ho intenzione di utilizzarla, però se mi registro sul sito dell'Agenzia delle Entrate e poi dico cavolo, non riesco a starci dietro e non ho comunque l'altra soluzione, sono comunque costretto ad andare avanti. E certo. Quindi, diciamo che però è un problema che di fatto non esiste perché alla fine sono tutti allarmati, ma è talmente semplice da utilizzare che credimi... Non c'è motivo per cui uno debba avere difficoltà e non riuscire a farlo. È solo questione di tempo, diciamo. Che è solo una questione di cambiamento. Il problema è che tutte le persone sono restie al cambiamento, hanno le loro abitudini e si ancorano alle loro abitudini. Come gli dici di fare qualcosa di diverso, iniziano con le negatività, con il rifiuto, ma su, con la lamentela. Poi dopo, una volta obbligato, chi ha iniziato ad utilizzarlo, noi abbiamo tantissimi clienti che sono felicissimi di essere entrati in questo nuovo sistema, ma per tante più ragioni. Ti faccio l'esempio, solo un esempio pratico. Con lo scontrino elettronico tu consegni la sola copia stampata su carta, che si chiama documento commerciale, che è una copia, chiamiamola, di cortesia che viene consegnata al cliente, dove gli fai vedere che cosa gli hai fatto pagare, l'importo che ha pagato, e soprattutto lui la può utilizzare come documento per eventuali garanzie. Gli vendi un phone, una piastra, una qualsiasi cosa, vale ancora come garanzia quel foglietto stampato. Ma dall'altra parte, tu negoziante, tu parrucchiere o tu estetista, non hai più la tua copia da dover archiviare in magazzino per 10 anni.
perché tutto va in memoria, in digitale, all'interno della macchina, e le tue chiusure cassa, che non sono più segnate sul registro dei corrispettivi, sono direttamente online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sì, dove il tuo commercialista le vede in tempo reale, non gli devi più portare i corrispettivi o non gli devi più mandare la mail con i corrispettivi. Cioè, no, no, è un'altra vita. No, credimi, lo so, perché noi che da un anno, diciamo, come azienda, non abbiamo lo scontrino fiscale, però abbiamo la fatturazione elettronica, certo. È una bella comodità il fatto che dimenticato le fatture. Cioè, adesso non rincorro più. Il problema è che, come sempre, bisogna fare un attimino uno sforzo e uscire da quella che viene chiamata la propria comfort zone. Certo. Però, termine abusato, comfort zone. Però la realtà di fatto è che quando una persona, e non lo dico io, lo dicono studi di decenni di psicologi, di sociologi, di tutor, di motivatori e via di seguito, è un dato reale, quando una persona esce dalla comfort zone è il momento in cui impara qualcosa di nuovo, supera una difficoltà e cresce. Ok, è vero. Intanto abbiamo un po' di persone collegate, cominciano ad arrivare anche le prime domande, che le mettiamo subito, di qualcosa abbiamo già parlato, comunque vabbè. Allora, innanzitutto salutiamo Luca, salutiamo Stefano, salutiamo tutti gli altri. Luca comunque dice, ma tramite l'app non si può fare gratuitamente, no? Certo. L'abbiamo appena parlato, comunque rispondiamo di nuovo. Se lo facciamo attraverso l'app è gratis, ma la procedura più o meno prende 10 minuti, perché ci si collega, poi lui, una volta che ha fatto tutta l'operazione, ti ributta fuori, diciamola così in termine brutale, diciamo, e poi tu ti devi rifare il login e registrare il secondo scontrino, il terzo, quarto e così via, corretto? Allora, l'applicazione è ovviamente gratis, perché giustamente lo Stato italiano dà questa imposizione e mette anche a disposizione una forma di adeguamento gratuita. Io sono convinto che tutte quelle persone che inizieranno a provare a utilizzare parrucchieri ed estetiste, io di quelli parlo, capito? Poi sì, certo. Gli altri casi a noi non interessano. Cioè, lavori dove c'è continuamente un flusso di gente che entra. Lavori continuamente un flusso di gente. Cioè, io sono straconvinto che chi proverà a utilizzare la soluzione software online di Agenzia delle Entrate, che è sicuramente un supporto valido, però per necessità e velocità di tempo, secondo me, la mollerà. Sono convinto che la mollerà. Ecco, intanto salutiamo anche Katia. Troppo macchinosa. Certo, salutiamo anche Katia, intanto. Buongiorno, che è arrivata. Ecco, poi abbiamo Stefano. Stefano, i corrispettivi devono essere ancora compilati? Anche questo abbiamo accennato. No, dal momento in cui ti adegui, dal momento in cui non ti sei ancora adeguato, finché non ti adegui li devi compilare. Ok, intanto ti sei ok, sì, sei ritornato, c'è stato un momento che ti eri congelato. Anche tu, vedo tutto frizzato. No, no, adesso va di nuovo. Ok, che differenza c'è tra dotarsi di un software o dotarsi di un semplice registratore? No, va tutto bene, Tommaso, non preoccuparti. Ok, dicevi, che differenza c'è? Tra dotarmi di un software o comprare un registratore di cassa. Beh, ci sono tantissime differenze, ovviamente. Entrambe le cose ti permettono di essere a norma con il nuovo sistema di scontrino elettronico e compilazione dei corrispettivi online. Quindi, sotto il profilo dell'obbligo di legge, vanno benissimo. La differenza però io non la faccio più dal punto di vista della normativa nuova entrata in vigore, ma la faccio dal punto di vista della gestione della tua attività. Cioè, se tu vuoi gestire la tua attività e conoscere quanto i tuoi collaboratori producono, vuoi organizzare meglio la tua agenda appuntamenti, vuoi gestire bene il tuo magazzino prodotti per sapere cosa e quando devi comprare dai tuoi fornitori, valorizzare il tuo magazzino, piuttosto che avere schede clienti in tempo reale, fare comunicazione, marketing, promozioni, fidelizzazioni dei tuoi clienti, conoscere i costi e rapportarli agli incassi della tua attività, beh, tutto questo un registratore di cassa non ha la minima idea di che cosa si stia parlando. Allora, la differenza tra chi vuole dotarsi di un sistema gestionale
e chi vuole dotarsi di un registratore di cassa è sostanzialmente tra voglio gestire la mia attività bene, farla funzionare bene, avere maggior soddisfazione sia sotto il profilo professionale di organizzazione del lavoro che remunerativo della mia attività, e allora la gestisco con una mentalità un pochino più imprenditoriale, adotto un sistema di gestione, mi basta semplicemente battere quattro tasti su una grossa calcolatrice che mi stampa uno scontrino e la sera manda i corrispettivi all'agenzia delle entrate, quindi vuol dire non mi interessa nulla della gestione della mia attività, compro un registratore fiscale. Okay, oppure, oppure non è che non ti interessa nulla, ma preferisci fare ancora tutto a mano nel 2020 e segnarti tutto quello che incassi, cosa compri, cosa ti manca su un quadernetto e via di seguito, che secondo me è una follia e per quantità di tempo richiesta e soprattutto perché non sarai mai così preciso e non andrai mai così nel dettaglio come può fare un software gestionale in due secondi, allora la tua scelta è un registratore di cassa. Di cassa, intanto ecco, mi permetto di dire una cosa, nel 2020 pensare ancora che essere un bravo parrucchiere, un parrucchiere di successo, voglia dire dedicare il proprio tempo solo allo studio di tagli e tecniche di colorazioni o tutto ciò che riguarda come fare i capelli ai propri clienti, è secondo me un'assurdità. Bisogna essere bravi sicuramente in quello, ma oggi un parrucchiere di successo che ha un salone che funziona bene è un parrucchiere che quando lavora, quando è operativo in negozio, è un bravissimo parrucchiere, ma in altri momenti della sua giornata lavorativa è un bravissimo gestore della sua attività. È un imprenditore, di fatto. È un imprenditore, ma anche le normative nuove te lo richiedono di essere un imprenditore. No, no, perché... certo. Allora, intanto... Cati riscrive e salvate la diretta. Cati, ovviamente la risposta è sì. E ricordiamo che tutte le nostre dirette poi rimangono online sul canale di, in questo caso, di Parrucchierando, e poi verrà condiviso sulla pagina Facebook di Imagine Beauty. E trovate anche una playlist dedicata sul nostro canale YouTube, che è facile, che è Parrucchierando. Poi abbiamo, ecco, Andrea Pavan che ci scrive una testimonianza, secondo me, molto interessante, che la metto qua. Quindi ciao Andrea, e dice: buongiorno, confermo che il nuovo sistema è una figata. Niente più fatture da spedire al commercialista e niente corrispettivi da compilare, tutto tempo risparmiato. E in più aggiunge: un gestionale è fondamentale. Andrea, cosa posso dirti se non sono pienamente d'accordo con te? Mi occupo di gestioni, saloni, acconciature e centri estetici da 20 anni, e se non avessi questa tua stessa identità non l'avrei fatto e non lo farei ancora tutt'oggi. Io credo che soltanto chi come te sta adottando un software gestionale, ma anche prima della normativa e ancora di più adesso, possa capire fino in fondo quello che ho detto prima, ovvero della netta differenza tra lavorare all'interno della propria attività con un metodo di gestione o lavorare senza. Cioè è una cosa che... Ma anche perché, guarda, ti dico Romano, noi abbiamo oggi abbiamo tantissimi clienti su tutto il territorio nazionale, e devo dire che una delle frasi più tipiche che dicono tutti i nostri clienti, ma subito dopo le prime settimane che usano il nostro sistema gestionale, è che non tornerebbero per nulla al mondo mai più indietro. Cioè, sì, sì, è un altro mondo. Guarda, faccio un paragone un po' improprio, ma efficace. È come passare dal calesse all'aeroplano, No, è come la macchina con la servosterzo e senza, te la metto lì ancora più semplice, non dico l'aria condizionata, servosterzo e senza, provate a tornare indietro su una macchina di 20 anni fa. Senza servosterzo, senza aria condizionata, in una coda d'agosto in autostrada. Ecco, così che ci capiamo subito, noi che siamo un po' appassionati di macchine. Ecco, sai cos'è? Che molte persone associano il gestionale al semplice fatto di inserire una fattura in entrata e una fattura in uscita, lui mi fa la somma, ho la spesa e ci pago le tasse. Loro pensano che... No, no. C'è un po' questa cosa qua, no? No, 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 no. Allora,
Questo poteva essere vero 20 anni fa, quando i gestionali sicuramente ti facevano fare la ricevuta fiscale, quando sicuramente ti facevano, non so, schedare il cliente. Ed era già tanta roba perché schedavi il cliente con le sue note colore e ce le aveva a video in tempo reale senza doverle andare a cercare su carta, incomprensibili, che le perdevi, bloccate di colore, chi più ne ha più ne metta, no? Però oggi un software gestionale come il nostro è un software gestionale che segue il parrucchiere durante tutti i momenti della sua attività, dandogli velocità, dandogli informazioni, dandogli praticità. Cioè, oggi un software gestionale non è soltanto uno strumento che emette uno scontrino o una ricevuta. Oggi è uno strumento che ti dà in tempo reale una scheda di un cliente, sia sotto il profilo colore, piuttosto che prodotti da utilizzare, trattamenti da dover effettuare, ma anche in tempo reale ti dà le abitudini di spesa di quel cliente, ti dice quanti giorni sono passati dall'ultimo colore, ogni quanto lo viene a fare, piuttosto che prodotti ha comprato l'ultima volta. Cioè, se tu gli dai 2 secondi di tempo, una lettura a questa schermata di ogni singolo cliente, 2 secondi prima di andare a lavorare sul cliente alla poltrona o al lavatesti, tu hai la sua fotografia. Cioè, io faccio sempre l'esempio con il medico, ovvero quando tu vai dal dottore, indipendentemente dalla ragione per cui tu ci vada, okay, sia che hai un crampo al mignolo, sia perché hai mal di testa da una settimana, il dottore la prima cosa che fa prima darti e aprire la tua cartella e leggere tutto di te, tutto quello che hai avuto, i farmaci che prendi e via di seguito. Il parrucchiere deve entrare in quest'ottica. 2 secondi prima di andare a servire il cliente alla poltrona o al lavatesta, deve aprire la scheda cliente e deve andare a leggere tutti i servizi che ha fatto questo cliente, quando li ha fatti l'ultima volta, ogni quanto li fa, che prodotti ha comprato. Perché quando, nel momento in cui io vado dal mio cliente alla poltrona o al lavatesta e per prima cosa inizio a parlare con lui, di lui e della sua esperienza qui da me, di che cosa ha fatto, di che cosa non ha fatto, io ho una capacità di proporgli servizi e prodotti, ma nettamente superiore a quella di Assolutamente. uno che va dal cliente E e no. inizia a chiacchierare dell'aria fritta perché non ti puoi ricordare di tutti i tuoi clienti. Puoi fare semplicemente una stima in base alla ricrescita di quanto tempo è passato dall'ultimo colore, Sì, poi ma lì hai finito. tra l'altro poi c'è anche tutto un aspetto su cui, diciamo, una persona può lavorare con negozio chiuso e vedere quanti clienti sono entrati in quel periodo, rifare Assolutamente, gli ordini, statistiche, statistiche e ma tutto non e più. solo, Poi aspetta, statistiche. sì, no, aspetta che intanto Andrea ha riscritto e ti rimetto lì anche il suo pensiero, quindi che è molto interessante. Allora, sacrosante parole, siamo in 10, la gestione dei numeri, collaboratori e clienti è un'altra cosa, la pianificazione è molto più semplice, soprattutto del marketing. Ecco, su questa cosa qui del marketing poi Top. Bravo Andrea, approfondiremo bravo Andrea. sempre di più. Ma sì, ma perché No, poi voglio oggi il andare avanti. Pensate, gestionale è uno strumento di marketing anche. ragazzi, agli agenti che arrivano nel vostro salone, entrano e loro sanno già, virgolette, vita, morte e miracoli di tutto quello che avete fatto. Non è che, ma non è che se lo sono scritto a penna. Loro hanno un gestionale, anche loro, che gli dà tutte queste informazioni e così vi possono vendere, stando a loro, la cosa migliore. Voi Che dovete farlo. adesso io dico, dirò una cosa che mi creerà sicuramente qualche nemico da questo momento, ma sarebbe, non dirla sarebbe come nascondersi dietro un Ok, dito. intanto salutiamo parrucchiere Luigi. Ciao, buongiorno Ciao, anche ciao parrucchiere Luigi, ciao. Allora, un agente di commercio, ovviamente il suo maggiore interesse è quello che i suoi clienti coprino l'impossibile, tutto e di più, ma perché lui vive di quello. Vive di vendite, ok? L'interesse del parrucchiere non è quello di non comprare, ci mancherebbe altro, è quello di comprare il giusto in proporzione a quanto lui incassa, al volume, al numero di servizi che va ad erogare mese per mese o nell'arco dell'anno e via di seguito. Ovvio che ci deve essere, la bilancia dovrebbe pendere pari tanto per il parrucchiere quanto per l'azienda, il rappresentante, chiunque vi fornisca prodotti. Nel momento in cui lui di me sa tutto e io di lui non so nulla, capisci che
parto in una posizione di netto svantaggio, allora faccio errori, ma anche errori grossolani, compro ciò che non mi serve, non compro ciò che invece realmente mi serve, faccio, che ne so, compro un canvas soltanto perché è allettante, ma sì, mi serve quel canvas, questa roba quanto mi rimane. Faccio il classico esempio dei canvas delle lacche, gente che compra lacche per 3 anni ma le paga oggi, capito? Sì, sì, no, oppure magari c'è il kit dei solari, adesso non so, San Valentino stiamo dandogli, magari c'è qualche promo e non hanno idea di quanto hanno venduto l'anno scorso, alcuni, magari i più attenti sono assolutamente sul pezzo, un gestionale ti semplifica tutto. Saluto intanto, scusami, ma Bilina, non so se credo, Jankovic, e comunque dice che è fondamentale, scusami se ho detto il tuo nome sbagliato, e dice che appunto così si fa nei grandi negozi e in Svizzera praticamente tutti l'hanno già adottato. Ecco, poi questa domanda è interessante, Max Vigolo, eccolo qua, metto qua. Allora, che ne dite di avere un gestionale e tenere un registratore di cassa staccato? Questa è una domanda un po' curiosa. È come avere un'automobile con i sedili appoggiati per terra in strada, secondo me. Cioè, nel senso che un gestionale, se ben fatto, nel momento in cui fai il passaggio di cassa, deve mandare direttamente alla stampante o al registratore telematico il comando di stampare il passaggio di cassa. Se tu hai due cose slegate tra di loro, sei obbligato a fare doppia registrazione, quindi ad eseguire l'operazione al gestionale, ad eseguire l'operazione al registratore telematico, e quindi tu impieghi il doppio del tempo per fare un passaggio di cassa. Nel momento in cui questo magari ti è più fattibile nei giorni in cui il tuo negozio è meno carico di clienti, di appuntamenti, di clientela, magari il venerdì, il sabato, per qualcuno anche già il giovedì, può diventare un grosso problema dover fare due volte l'operazione. Il rischio poi grosso vero, sai qual è? Il rischio poi grosso vero è che tu batterai lo scontrino perché sei obbligato a farlo in termini di legge, e poi magari ti dimentichi di registrare i passaggi cassa. Ora, un software come il nostro, che ti dà anche la media di permanenza dei clienti all'interno del negozio, fare lo scontrino nel momento giusto in cui questo paga è fondamentale. Fare una sola operazione anziché due è un bel risparmio di tempo e una gran comodità. Però è una scelta. Io non ti dico che sia sbagliato, ti dico o che non si possa fare. Ti dico, certo, che secondo me non è ottimale. Ok. Luigi dice se si può migliorare un po' il tuo audio, ma io non ho... Quale, il mio? Sì, no, ma io ti sento perfettamente, non so, forse magari... No, ti sento, io vado perfetto con te. Vediamo cosa si può fare con la regia. Intanto, domanda un po' polemica, affermazione, ma cioè, così se arriva l'Agenzia delle Entrate gli rendiamo la vita semplice a farci chiudere. Ma non credo che sia così, dai, guarda. Guarda, ricordo, allora, io capisco che ci sia questa avversità da parte di tutti quanti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, perché tutto è... colei che viene a chiedere i soldi tutti i mesi a tutte le attività d'Italia, e quindi già per questo ruolo non è simpatica a nessuno. Noi inclusi. Ho detto a nessuno. Però, come si dice, ogni tanto bisognerebbe anche capire che anche noi siamo dei clienti per l'Agenzia delle Entrate. Cioè, finché le attività funzionano e portano soldi, il loro interesse sicuramente non è quello di farle chiudere le attività. Sicuramente magari è come il rapporto tra il venditore e l'acquirente. Il venditore vorrebbe venderti il mondo e l'acquirente vorrebbe comprare quasi nulla. Loro vorrebbero incassare tutto e tu vorresti dargli il meno possibile. Sicuramente c'è questo conflitto, sì, tra i due. Però questi sistemi non sono fatti per far chiudere le attività. Sicuramente sono fatti per controllarle di più e per fare dei controlli più precisi, più mirati. Sicuramente sono fatti anche per risparmiare la carta, una serie di cose, tutto quello che volete. Però devo dire che in virtù di questa obiezione, io credo che nel malaugurato caso in cui una persona, attività, debba entrare
in conflitto l'Agenzia delle Entrate per una contestazione fiscale, per una verifica, per una qualsiasi cosa, io credo che nessuno chiude, ma sarà più difficile mostrare le proprie ragioni e far vedere che la propria attività è in regola, è in linea con acquisti, fatturato e via di seguito, in base a quelli che sono i loro parametri di accertamento, nel momento in cui non hai un software gestionale, perché non hai nessuna conoscenza statistica della tua attività. E oggi anche gli accertamenti sicuramente si basano su statistica. Sì, invece così sono più accurati, ecco. Ma io, diciamo, nel mio piccolo, cioè, a me seccherebbe di più se fossi un parrucchiere il discorso che ci sono delle, diciamo, delle categorie che sono esenti da registratore di cassa. Medici mi sembra che sono esenti, piuttosto che laboratori, e quindi, però anche loro fanno, beh, però insomma, di visite così comunque le fanno tante, ma comunque penso che alla fine arriveranno anche a loro e... ma fanno la fattura, non fanno la... Allora, dovete anche calcolare un'altra cosa, che ci sono in mezzo, di traverso a questa nuova normativa, ci si è messo da una parte anche il garante privacy, perché comunque la privacy delle persone è qualcosa che va ovviamente e necessariamente tutelata, e dall'altra parte la normativa è anche fatta per che cosa? Per avere maggior controllo sul gettito IVA. Ma questo basta andare a fare una ricerca online, lo trovate anche scritto su Sole 24 Ore e via di seguito. Infatti la nuova chiusura cassa è completamente diversa da quella che si faceva un tempo sul registro dei corrispettivi. Perché? Perché mentre prima chi era più organizzato scriveva sul registro dei corrispettivi il totale di giornata incassato, ma anche la suddivisione tra quanto è incassato per servizi e quanto è incassato per prodotti, ok? Quindi mentre prima si ragionava per tipologia di beni o servizi venduti, ok? Oggi si ragiona per aliquote IVA. Quindi il registratore telematico, quando trasmette la chiusura cassa serale all'Agenzia delle Entrate, trasmette il totale incassato in base all'aliquota IVA. Ovvio, parrucchieri ed estetiste, se vendono prodotti e servizi, è tutto aliquota 22%. Quindi hanno una sola chiusura che corrisponde al valore IVA del 22%. Noi abbiamo alcuni casi di nostri clienti estetiste che, oltre a vendere servizi d'estetica, prodotti di estetica, quindi di cosmesi, vendono anche degli integratori alimentari. L'integratore alimentare è assoggettato all'IVA del settore alimentare, che non è il 22 ma è il 10%. Certo. Quindi tu nel momento in cui vendi uno shampoo, va a corrispettivo all'interno del blocco IVA 22%. Nel momento in cui vendi un integratore alimentare, va a corrispettivo nel valore dell'IVA 10%. E quando la sera trasmetti il corrispettivo all'Agenzia delle Entrate, gli dai il totale incassato con l'IVA al 22% e il totale incassato con l'IVA al 10%. Un software gestionale, tu metti nello scontrino un taglio, una piega, uno shampoo, un integratore, fa tutto lui. Te lo rimetto qua, Massimo, che appunto dice: beh, se bisogna caricare il magazzino e prendere appuntamenti su agenda, ti sfido a spiegare il contrario riguardo il fatto che sei soggetto, diciamo, a più controllo. Perché? Perché? Non lo so. Nemmeno io. Vediamo che devi scendere una. Ti mando questo software qua, questo video, intanto, perché per spiegare un po' cosa fa un software. Ah, questo è uno spot pubblicitario che abbiamo fatto l'altro anno. Pronto, ciao Elena. Sostanzialmente sono facciamo Arianna. Vedere come con il nostro software in tempo reale puoi raggiungere un SMS qualunque tuo cliente con un messaggio che vuoi tu, che può essere una promozione, una comunicazione, un augurio
di Natale, di compleanno, quello che ti pare, l'efficacia di ricevere un SMS al cui interno c'è anche il link del numero di telefono per chiamare immediatamente il negozio e gestire un appuntamento piuttosto che comunicare l'esistenza di una nuova linea, perché io potrei usare questa funzione, ad esempio, come tu hai detto adesso, se io integro all'interno della mia attività questi integratori alimentari da vendere ai miei clienti, posso anche comunicare con un messaggio di questo tipo che sono disponibili questi integratori presso il negozio, di poterli provare, vedere, chiedere informazioni, cioè così come puoi mandare una promozione a... Ognuno ne può fare l'utilizzo che meglio crede e più in linea con la propria attività. Se vuoi puntare sulle promozioni, il sistema attraverso questo tipo di comunicazione ti dà anche la possibilità di mandare automaticamente a quei clienti che fanno abitualmente il colore. Il programma ti dice che c'è una fetta di clienti che ha fatto il colore l'ultima volta più di 40 giorni e che più di 30 giorni e che abitualmente fa il colore ogni 60, ogni 65, perché la realtà è questa, il mercato si sta riempiendo anche di persone che allungano i tempi tra un colore e l'altro, no? Mi piacerebbe a tutti quanti che la cliente, tutte le clienti ogni 30 giorni andassero a fare il colore in salone, ma non è così. E tu puoi analizzare le performance dei tuoi clienti, andare a vedere quali di questi fanno il colore tutti i mesi e quali invece fanno il colore a distanze maggiori tutti i mesi, e incentivare al momento giusto il tuo cliente con una promozione che gli fai arrivare tramite SMS e che gli dà 10 giorni di tempo per poter prendere l'appuntamento, 10 giorni per presentarsi in negozio e fare un colore con la promo di 4 euro, 10%, quello che ti pare, sì, quello, certo. Poi, quello che vuoi segnare tu. Questa è un'efficacia incredibile, perché andiamo a lavorare non più sul singolo cliente, non più, chiedo scusa, sulla clientela in generale, facendo delle promozioni da sparare nel mucchio, avrai un colore scontato del 20%. Così chi già doveva fare il colore si prende uno sconto al regalo inutile e chi in più viene ha soltanto coperto il costo di quelli che abbiamo scontato, ma che ci permette di andare a lavorare persona per persona. A qualcuno offriremo una promozione sul colore, a qualcuno offriremo una promozione sui trattamenti, a qualcun altro offriremo una promozione su un acquisto prodotti o su qualsiasi altra cosa il gestionale vi indicherà più idoneo da dover incentivare su quella persona. Sì. Questo per cosa? Per massimizzare gli incassi, perché è bellissimo il lavoro del parrucchiere, stupendo il lavoro dell'estetista, ma tutti quanti la mattina si alzano e vanno a lavorare per produrre economia, per produrre incassi. È ottimo, diciamo che ottimizza il lavoro, ti dà anche degli obiettivi da raggiungere, te li fa raggiungere. Immaginati di avere un consulente marketing, un consulente di gestione, di strategia economica, aziendale, tutti i giorni presente all'interno del tuo negozio. Sai cos'è? Alcuni parrucchieri sono un po' spaventati del fatto che mi arriva il malloppazzo, mi arriva il software, mi arriva tutto, e poi sono un po' magari abbandonato. Sì, c'è l'assistenza, poi dopo non mi rispondono, sai queste cose. Guarda questo assolutamente no. Io dico, vale lo stesso discorso di prima della comfort zone. Non è assolutamente così, perché non ti arriva il malloppazzo, ma ti arriva una persona in negozio che ti collega tutto, che ti spiega, che ti fa formazione. Sei seguito passo passo dai nostri tecnici, lunedì al sabato, quindi non è un sistema molto molto semplice e molto facile da utilizzare, con delle potenzialità enormi che oggi molti saloni non hanno e che dovrebbero avere per poter lavorare meglio e soprattutto lavorare di più facendo molta meno fatica, ecco, di quanto magari stiano facendo fino ad oggi. Ecco, a tal proposito vengono fatti anche sia dei corsi che anche dei continui aggiornamenti. Cioè, guarda, in questo periodo poi gli aggiornamenti sono all'ordine del giorno, perché la normativa è in continua evoluzione con la nuova sullo scontrino elettronico. E voi come affrontate, diciamo, questa problematica con i vostri clienti per quanto riguarda la formazione? Cosa avete fatto? Ma no, guarda, allora noi per quanto riguarda la formazione, oltre alla formazione che viene fatta al negozio al cliente che acquista il nostro sistema gestionale, noi organizziamo periodicamente delle sessioni di formazione
cui si può partecipare o venendo qui in sala da noi, abbiamo un'aula di formazione dedicata, Siete o a per chi è più, Como. diciamo Como, provincia di Ok. Como, sì. O per chi è più lontano, tantissimi nostri clienti di altre parti d'Italia partecipano online, come stiamo facendo in questo momento io e te, Sì, tu sei a Como, io sono a Milano, ci vediamo e come stanno come. facendo tutte quelle persone che in questo momento ci stanno seguendo e ci stanno ascoltando. Perché vedi, di fatto, quello che ti dicevo del discorso della comfort zone è che chi ti pone questi problemi ama la tecnologia, ama il computer, ama qui, ama su, ama giù. Poi dopo sono tutti su Facebook, usano tutti WhatsApp, hanno tutti un navigatore satellitare in macchina che usano per andare da A a B, Vanno su YouTube quasi a tutti vedersi i hanno Sky tutorial. e si registrano i programmi. E quindi la differenza non è che un gestionale è più complicato, anzi è più semplice di tutte queste cose che ho elencato fino adesso. La differenza è che quelle cose le vedi come un divertimento e quindi ti ci butti dentro, qua la vedi come lavoro e quindi oddio, Un ah, po' e così. invece no. E invece il divertimento, ragazzi, inizia dopo. Quando si è imparato ad utilizzare questo sistema, inizia veramente il divertimento perché si vede la differenza. A proposito, comunque organizzeremo delle mini sessioni ogni settimana che andiamo nei meandri del software e anche come utilizzarlo meglio. Poi qualcuno chi userà il tuo software sarà più facilitato, però magari ci sono delle analogie che potrà trovare anche con altri. Diciamo, facciamo questo appuntamento che spieghiamo come fare una cosa con l'altra. Chiaro che lo facciamo con il tuo perché è quello che conosci, però uno può prendere spunto, potrà farlo anche con carta e penna magari. Va bene, siamo andati un po' lunghi, abbiamo detto mezz'ora, sono 40 minuti, però l'argomento è affascinante. E, dai, allora l'appuntamento rimane per la prossima settimana. Noi ogni mercoledì ci troviamo, raccontiamo il software, faremo anche un po' di formazione, faremo del marketing e tante cose, giusto? Ci Bene, sono tante assolutamente. cose in pentola. Va bene, dai. Assolutamente. Intanto ragazzi, ricordiamo Tommaso Cirrusti, Image and Beauty, abbiamo messo qua in sovraimpressione il sito internet dove trovate tutte le informazioni, lo potete trovare anche sulla pagina Facebook. Adesso come finisce la diretta mettiamo il tag perché non possiamo farlo mentre siamo in diretta, così cliccate e andate direttamente sulla sua pagina e qualsiasi cosa, le informazioni sono tutte gratis, giusto Tommaso, se uno chiede. Assolutamente, assolutamente. Ci vediamo mercoledì prossimo. Dai, grazie Ciao, Tommaso grazie e buona a te, buona giornata a giornata a tutti tutti e buon e buon lavoro. lavoro ragazzi.